Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Oggi parliamo ancora una volta di Super Gun. So che è un argomento che stiamo trattando frequentemente, ma questo che vedremo oggi è un'interessante modifica per chi ha un determinato tipo di modello o per chi ha necessità particolari come me. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni di tutto ciò che vedremo oggi nel video. Mi raccomando, per cui se avete bisogno di link, dove trovare la roba, quali oggetti ho utilizzato, li trovate tutti in descrizione. Quindi, come dicevo all'inizio, il mondo delle Super Gun è un mondo piuttosto vasto. Super Gun sono quelle schede, tipo questa, che consente facilmente la connessione di schede arcade e di poterle utilizzare a casa propria con un monitor, con una TV, ci sono moltissime, appunto, combinazioni. Ci sono moltissime combinazioni di questo tipo di prodotto. E se le andate a cercare dove tipicamente le vado a prendere anch'io, che sono su AliExpress, vedrete che ce n'è veramente decine e decine di tipi. Ma tra tutti questi tipi non c'è il tipo che io vorrei. Ovvero, il modello che io prediligo è quello con l'uscita VGA. Perché così riesco a utilizzare un normale monitor. I monitor con le VGA esistono ancora, si trovano facilmente e quindi è la connessione quella che preferisco. È anche la connessione che tipicamente è più facile da convertire in qualcos'altro, tipo HDMI o altri formati. Sono abbastanza economiche, quelle con la VGA sono quelle un po' più economiche e diciamo che questo è il modello che io prediligo e difatti ce l'ho qua. Però di queste schede ce ne sono di due famiglie principali. Una con alimentazione tipo questa, che fa uso di una connessione ATX, quindi ci si collega a un alimentatore da PC. Sembrava comoda e interessante, no? Perché cavolo, un alimentatore da PC ce ne abbiamo tutti uno in giro. E in più fornisce tutte le alimentazioni necessarie, no? Il più 5, il più 12 e anche il meno 5 molti alimentatori ATX hanno. Quelli un po' più vecchiotti, quelli nuovi non ce l'hanno più e quindi è necessario fare quell'altra modifica che abbiamo già visto in qualche episodio precedente. Detto questo, quando l'ho presa ero abbastanza contento, poi vado per collegarla e effettivamente però si scopre che l'alimentazione da ATX è un pochino scomoda, perché da qua esce un connettore pieno di cavi con tantissimi collegamenti. E tipicamente il connettore d'uscita di alimentazione degli ATX non è molto lungo e quindi tu c'hai sempre di fianco sto cassone di alimentatore brutto che è scomodo averlo in giro. Allora, l'altra tipologia invece che si trova facilmente come Supergun è quella con l'alimentazione 12V. Sono delle Supergun che hanno un qualche elemento in più, hanno un ingresso appunto 12V singola alimentazione e poi sopra la scheda c'è tutto il resto per generare le altre tensioni, che poi nello specifico è solo il più 5V. Quindi c'è un piccolo regolatore di tensione che da 12V converte a 5V. Però è decisamente molto più comoda con un'alimentazione a 12V singola, no? Perché poi si va a utilizzare un alimentatore un po' più compatto che esce con uno spinotto singolo e quindi si attacca facilmente e alimenti tutto attraverso un solo cavo da 12V. Quindi comodo, l'alimentatore lo puoi tenere fuori dalle scatole, è tutto molto più snello. Peccato che non esista, proprio ci avevo cercato da tutte le parti, in tutti i modi possibili, non sono riuscito a trovare una Super Gun che abbia l'uscita VGA e l'ingresso di alimentazione 12V. Con la VGA si trova con varie tipologie di alimentazioni, con la TX oppure con il connettore tipo questo, degli hard disk, quelli fatti con 4 poli, oppure così. Mentre invece con l'alimentazione singola si trova con lo SCART, con altri tipi di spinotti, cioè non ho trovato la combinazione che io avrei voluto. E allora ho deciso di modificare questa in modo che soddisfi i miei requisiti. Tra l'altro le Super Gun che hanno sopra il convertitore da 5V, io non ho ben capito quanti ampere tiene, perché lo vedo è veramente molto piccolo e ho idea che tenga non più di un paio di ampere per quanto è grosso, perché ce ne sono alcune che hanno veramente un modulino microscopico. Io su quel 5V non ci farei un grande affidamento per pilotare delle schede magari molto vecchie che hanno due o tre schede una attaccata all'altra con centinaia di circuiti integrati TTL, che quindi è una scheda che consuma diversi ampere. E quindi la scheda che ho voluto modificare io, cioè questa, con degli accorgimenti,
tale da avere un po' più di confidenza che possa essere molto più compatibile con tutto quello che mi servirà. E andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ho intenzione di fare. Questa è la mia scheda attuale con la sua bella alimentazione ATX. Qua abbiamo il DC-DC converter per generare il meno 5 volt, che su questa è già stato fatto perché l'avete visto in un altro video, l'ho già modificata, e quindi questa già al meno 5, e quindi una modifica che non vedremo oggi. Qua comunque è rappresentata nello schema e c'è un video dedicato per far vedere come è stata fatta questa modifica. Quindi abbiamo già almeno 5 volt. Quindi cosa voglio fare? Con uno spinotto tipo questo, dove quindi far entrare il 12 volt, voglio appunto portare il 12 volt direttamente sulla Super Gun. E poi con questo alimentatore, questo è un alimentatore regolabile che entra da 0 a 30 volt ed esce regolabile da 0 a 30 volt, e questo è il potenziometro per la regolazione, io con questo entro a 12 volt ed esco con una regolazione variabile da 0 a 12 volt in teoria. Perché ho scelto quello regolabile? Perché quasi tutte le Supercar che hanno un alimentatore sopra a bordo non ce l'hanno regolabile ed è fisso a 5 volt. Ma molto spesso capita che alcune schede arcade hanno bisogno di funzionare una tensione leggermente superiore o leggermente inferiore, tipicamente leggermente superiore, perché dal connettore escono 5 volt e ora che questo 5 volt si propaga su tutte le schede, su tutti i circuiti integrati, su tutti i flat cable che connettono le varie schede, si perde un po' di corrente e si va a finire che l'ultima scheda, magari quella più lontana, alla fine ha 4,5 volt, quindi una tensione molto bassa. Allora bisogna magari alzare un pochino e portarsi a 5,2, 5,3 per fare in modo che la tensione fluisca correttamente un po' su tutte le schede, si distribuisca meglio. Allora serve regolabile e molto spesso queste non hanno questa regolazione, quindi è fisso a 5 volt, o va bene così o va bene così. Non ci sono alternative. Allora dicevo, ho scelto questo qua regolabile, è da 8 ampere, quindi questo è in grado di erogare 5 volt 8 ampere, quindi mi dà la sufficiente sicurezza che potrà pilotare senza grossi problemi le vecchissime schede che assorbono un po' di più di quelle moderne, diciamo. Il vero problema è che regoli fino a 12 volt con un ingresso a 12 volt, quindi se non si regola bene questo si corre il rischio di portare una tensione troppo alta alla scheda con il rischio di danneggiarla. Quindi ho pensato di fare una modifica aggiungendo questa resistenza da 7,5k in parallelo al potenziometro, il quale limita la regolazione di questo alimentatore a una tensione di 5,6 volt. In pratica, mettendo questa resistenza, anche mettendo al massimo il potenziometro, non erogherà più di 5,6 volt. E questo ci dà sufficiente sicurezza. Poi, per meglio ancora avere confidenza di ciò che si sta facendo, ho deciso di inserire anche un voltmetro digitale, un piccolo strumentino che indicherà il voltaggio in uscita, in modo da poterlo regolare prima ancora di infilare la scheda e sapere esattamente la sua tensione. Questo ci darà appunto il feedback del fatto che lo stiamo regolando. Sempre qua sotto come modifica ponticelleremo l'interruttore, perché questo ha previsto anche un interruttore di accensione di questo alimentatore che invece noi non andremo a utilizzare, e quindi lo ponticellerò in modo che sia sempre acceso. E niente, si tratta semplicemente di collegare qualche filo a questa scheda e la modifica è fatta. Adesso, calcolando che quello sul meno 5 lo abbiamo già fatto, dobbiamo solo collegare il nostro modulo sulla scheda e attaccare veramente pochi fili. Per rendere tutto un po' stabile, ma nello stesso tempo anche se di semplice realizzazione, attraverso questi distanziatori adesivi che si incastrano direttamente nei pin di questo modulino, si inseriscono in questo modo, poi si toglie la pellicola e questo si attaccherà facilmente qua sopra. Io gli ho trovato un posto abbastanza interessante qua, quindi lo metterò in questa zona, così lo attaccheremo qua. Così qua abbiamo la regolazione, qua si mette la scheda, qui c'è il regolatore, poi collegheremo tutti i fili dove servono e rimarrà tutta una bella soluzione. Il voltmetro, che al quale ho già applicato con un paio di vitine due di questi distanziatori adesivi, lo andremo a mettere anche lui modo adesivo qua, questa zona. Quindi io comincerei a fare i primi collegamenti. Innanzitutto è la modifica al nostro alimentatore, come abbiamo già visto qua, utilizzando la resistenza da 7,5k, che grazie a un kit che mi è stato regalato da uno di voi ho tutti i valori resistivi. Questo è 7,5k, ci sono tutte, kit di cui metterò il link in descrizione. Niente, questa dobbiamo semplicemente metterla qua e adesso la andiamo a mettere.
Ecco qua, modifica effettuata, per cui il nostro alimentatore è già utilizzabile. Allora, come prima cosa, io andrei a sistemare questo, che è il nostro spilotto di alimentazione. Come vedete ha tre poli e questo polo qua laterale, il più esterno di tutti, questo qua, non serve e lo andiamo subito a togliere per non confonderci poi con altri. E questo poi andrà messo qua. Ho scelto di metterlo in questa posizione all'incirca, lo andremo poi a fissare con della colla a caldo. Quindi adesso noi dovremmo andare ad attaccare il negativo, che deve andare a finire su quei due, su questa piazzola qua proprio vicina. Io la vado a saldare direttamente. Ok, qua abbiamo attaccato lo spinotto che è già abbastanza stabile così, però dopo andrà a finire che si può rischiare di danneggiare, poi lo andremo a incollare con della colla calda. Poi qua andiamo a saldare quello che è il 12 volt che andrà a finire sulla scheda qua. Utilizzeremo questo filo giallo bello robusto che andiamo a recuperare da qualche cavo di un qualche alimentatore ATX che vi ritrovate di chi l'ha utilizzato o danneggiato. Diciamo che sono fonti di ottimi cavi di potenza. Metteremo del termoretraibile per sicurezza, ovviamente. Sempre 12 volt, poi lo dobbiamo portare al nostro alimentatore regolabile qua all'ingresso. Qui adesso è arrivato il momento di fissarlo, quindi togliamo le protezioni del biadesivo qua sotto. E andiamo a fissarlo qua. Ed ecco il nostro alimentatore fissato perfettamente qua. Ora andiamo a collegare tutti i vari cavi come da schema e andiamo. Allora, adesso colleghiamo anche questo misuratore che andremo a mettere qua. Ho deciso di metterlo qui come posizione, che viene comodo quando voi mettete la scheda. Qua avete il misuratore che vi indica la tensione. Di questi misuratori ne esistono molti tipi. Questo è quello abbastanza più comune. Esiste anche con soli due fini, che sono alimentazione e misura messi assieme in pratica. Qua invece sono separati e c'è il negativo, positivo e l'ingresso per la misura. Siccome noi lo alimenteremo con la stessa tensione con la quale faremo la misura, trasformeremo questo da tre fili a due fili. In pratica toglieremo il filo giallo, che è quello della misura, da qua, e lo andremo a mettere insieme al rosso direttamente. Adesso li tolgo tutti per comodità. In pratica i due misure positivo li mettiamo assieme in pratica e ci attacchiamo il filo rosso, che adesso per comodità lo metto nel senso inverso rispetto a come era messo prima. Mettiamo assieme il più e il filo della misura, questo è il negativo, e attacchiamo due dei tre fili. Ok, e quindi è diventato anche lui con due fili. Anche qua rimuoviamo le protezioni. Questi vanno messi all'uscita di questo regolatore insieme ai due cavi che poi vanno sul collettore principale. Quindi adesso tagliamolo più o meno qua. Mettiamo assieme i due negativi e anche i due positivi. Attacchiamo il morsetto. Una fascettina per rendere tutto più carino, prendiamo dentro tutti i fili che abbiamo in giro. Ed ecco qua completato l'assemblaggio. Pochi fili, poi dopo fisseremo meglio questo, che lo andremo a mettere un goccio di colla a caldo. E ora verifichiamo il funzionamento. Vediamo il nostro alimentatore. Questo è un bel alimentatore da 10A 12 volt, quindi in grado di poter erogare un bel po' di corrente necessaria a far funzionare il tutto.
attacchiamo l'alimentazione, verifichiamo se funziona. Ok, e come vedete si è acceso tutto. Prendiamo il tester e andiamo a vedere un po' le tensioni che ci sono. Allora, tra questo, che sono i primi due pin, e i secondi due, ci deve essere 5 volt, che è dato da questo regolatore, che è regolabile, come vedete, 5,25. Posso portarlo a 4, questo arriva fino a 0 in pratica, quindi si spegne proprio. Posso portarlo su e lo posso portare al massimo a 5,63 volt, quindi ho limitato con quella resistenza il massimo della tensione che può fornire questo alimentatore, quindi 5,6. La sua tensione giusta dovrebbe essere intorno ai 5,20, qua dice 5,17. Ovviamente questo è lo strumentino molto meno preciso, vedete, da 5,17 passa a 5,20, però indicativamente ci fa capire dove siamo. Poi cosa abbiamo? Avremo sempre il nostro meno 7 a vuoto, esatto, che poi diventa meno 5, e poi abbiamo il più 12. Quindi abbiamo tutte le tensioni corrette e abbiamo ora quindi la nostra super gun che si alimenta solo con un'alimentazione da 12 volt esterna, singola alimentazione, quindi comoda e un po' più agevole, e la possibilità di regolare 5 volt con ben 8 ampere. Ora scolleghiamo, io direi di dare una puntatina di colla a caldo per stabilizzare questo connettore, perché sennò poi dopo si romperà, e poi passerei alla prova con una scheda. Bene, eccomi qua, ho collegato una scheda che avevo qua sotto mano, che è Raiga, che ha qualche piccolo problemino grafico, ma non ha importanza per il nostro scopo, per la nostra prova. Allora, come vedete, la Super Gun è collegata alla scheda, ho collegato il favoloso joystick alla presa Neo Geo porta 1 VGA, uscita audio che va in questo piccolo amplificatore qua dietro, e qua abbiamo già incollato lo spinotto di alimentazione. Qua ho il 12 volt che ora vado a inserire e vediamo un po' cosa succede. Eccolo qua, partito perfettamente, 5,14 volt, il regolatore qua non scalda neanche un po', il joystick retroilluminato, va che è una cannonata. Proviamo a giocare, anche se sono scarsissimo. Ciao Fita, lasciamo stare che il gioco, anche perché sono nella posizione tutta sbagliata, però quello che noi vogliamo vedere è questo. Come vedete, ora la postazione con la Super Gun è come la volevo io: singola alimentazione, tensione regolabile con un po' di corrente, 8 ampere, meno 5 per le schede che hanno bisogno di meno 5 volt, ingresso Neo Geo con il joystick bellissimo, e sono a posto, perfetto, operazione riuscita. Quindi schemino alla mano, sono veramente 4 fili e 2 componenti, una resistenza, e così otteniamo la Super Gun che io volevo. Ora, commercialmente questa così fatta non c'è, e quindi io me la sono fatta come volevo io. Non è detto che possa essere utile a qualcuno di voi, non lo so se voi volete avere questo tipo di caratteristica, magari qualcuno si accontentava dell'alimentazione da PC, sempre col problema che il 5 volt non era regolabile. Quindi funziona bene su gran parte delle schede, ma laddove c'è dover ritoccare la tensione di alimentazione non si poteva fare. Io invece ho questa esigenza perché ho un sacco di schede di tanti generi, di tanti tipi, avevo bisogno della regolazione, e così ottengo quello che mi serve. Perfetto, piaciuto molto questa semplice modifica, ma importante per quello che mi riguarda. Spegniamo tutto, scolleghiamo, ed ecco qua l'opera conclusa, compatta, solida, stabile, con anche il voltmetro. Fantastico, bellissimo, sono contento. Così adesso la mia postazione sarà molto più ordinata. Bene amici, io direi che per questo video è tutto. Ricordate di venirmi a trovare su Patreon e su Instagram.
continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!